In diretta da Palazzo Caracciolo per Notte a Caracciolo, Radio Amore Napoli, questa è la frequenza 98, di solito non si fa, ma noi facciamo lo stesso. Abbiamo in diretta con noi Vincenzo Capozzoli di Boundless Travel. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, Boundless Travel, intanto da quanti anni siete in piazza? Ormai sono un bel po' di anni, abbiamo superato la quindicina, c'è un po' di esperienza praticamente, ci fa stare sul mercato da un po' di tempo. Boundless Travel, fondamentale, la prima cosa che fanno due sposi prima di vedere la location dove si devono sposare, prima dell'abito, prima delle fotografie: dove andiamo in viaggio di nozze? Questa è proprio la domanda tipica di due che la prima cosa che fanno, cercano l'agenzia di viaggio ancora prima di vedere che cosa si farà, chi mette le buste, che non è una cosa anche clamorosa. E voi che cosa proponete? Allora, il viaggio di nozze è un momento veramente importante, no? Per gli sposi, fondamentalmente consideriamo che il primo passo, no, dopo questa giornata meravigliosa, questo evento, il ricevimento, il matrimonio in chiesa e quant'altro, si va a dormire, la mattina ci si sveglia, il primo passo che si fa praticamente insieme è l'inizio del viaggio di nozze. Per cui è un momento veramente particolare e capiamo questo e cerchiamo insieme praticamente agli sposi di trovare quella che è poi la destinazione che faccia coronare meglio questo sogno. Di norma voi proponete qualcosa, delle mete importanti per gli sposi? C'è qualcuno che chiede sempre le stesse cose, per esempio che cosa si porta? Nel 2015 che cosa hanno chiesto soprattutto? Allora, quest'anno ci sono destinazioni nuove praticamente che vengono richieste rispetto al classico Stati Uniti con estensione Mare Caraibi. Abbiamo il Giappone con la possibilità poi di fare un soggiorno mare in Polinesia, magari un bellissimo catamarano, oppure praticamente una combinata in un giro in Australia con le isole Fiji, o quello che poco prima avevo già detto, che è un viaggio che secondo me accomuna quello che può essere un itinerario interessante, l'estensione di mare molto bella, Sri Lanka e Maldive, l'esotico, no? Con beh, il mare, no? Per antonomasia, assolutamente sì. Perfetto. Il Madagascar? Non me l'hanno mai chiesto? Ce lo chiedono, ecco. No, devo dire la verità, gli ultimi eventi hanno condizionato anche un po' le scelte sulle destinazioni. Purtroppo l'Africa neanche risentito tantissimo, vabbè, tutta la zona del Maghreb, l'Egitto, una volta il Kenya era portatissimo, no? Tantissimo, una destinazione meravigliosa, lo è ancora assolutamente, c'è un po' di timore ad andare, sinceramente. Sì, lì la situazione è più calma, ma comprendiamo. Marocco il momento. E Tunisia continuano ad essere richiesti o meno? Molto meno. Il Marocco ancora va, perché la Tunisia dopo gli eventi di quest'estate purtroppo ha avuto proprio un blocco. È il Maghreb che ha difficoltà. Il Maghreb in generale. Quindi lasciamo. Qualcuno chiede dell'Europa? O voi consigliate l'Europa? Poco, molto la consigliamo assolutamente perché è meravigliosa, però certo. Il viaggio di nozze nell'immaginario è l'esotico inteso come tropicale, quindi c'è qualche coppia che richiede più che altro il viaggio nel nord Europa, per cui nel periodo estivo, quindi da maggio, assolutamente, circolo polare artico, la crociera, c'è la Hurtigruten, che è questo bellissimo battello postale che parte dalla Norvegia, da Bergen, risale fino a Capo Nord, merita assolutamente. Poi chiediamo se Alan De Luca, che è il nostro fianco, voleva fare qualche domanda alla nostra agenzia. No, io sì, una cosa che mi è sempre il dubbio che viene venuto, insomma, quando innanzitutto sono sempre incuriosito dal sapere una sorta di la cosa classica, un po' le classifiche, no? Quali sono i luoghi più amati, queste cose qui. Però mi è venuto, prima c'era proprio una domanda che io volevo fargli e che mi sono dimenticato perché ho 60 anni e ho questo morbo che mi assila ormai da tempo, che è l'Alzheimer. Però ti voglio dire, c'era una cosa che gli volevo dire. Ma dunque, la classifica adesso attuale, i luoghi più belli, più particolari, quelli più richiesti in questo momento. In questo momento sicuramente gli Stati Uniti sono in primis i più richiesti. Diciamo che fino a poco tempo fa c'era il dollaro che ci dava una grande mano, adesso un po' meno perché c'è stato praticamente. Perdonami, mi è venuta in mente, ecco, la domanda che ti volevo fare. Quando fanno queste classifiche dei luoghi più belli del mondo via in internet, in cose, sono pilotate, sono preferenziali o in genere bene o male hanno qualcosa di vero, insomma, i luoghi più belli, i luoghi più. Ma più bello come si fa? È molto soggettiva, certo, la scelta, certo, praticamente del luogo.
si può dire quelle che sono praticamente le richieste del trend del momento, per cui in base ai flussi turistici si riesce praticamente a capire qual è la destinazione che va per la maggiore. Senti, il luogo più costoso, partiamo dai luoghi più costosi. Stai chiedendo per lui? No, perché io penso alla grande. Organizzarti qualcosa, perché io penso alla grande. Allora dico, il luogo più costoso, perché poi c'è Fusfreggia Istria, c'è Assolo. Allora, il luogo più costoso in assoluto qual è? Ma abbiamo un Four Seasons in Polinesia che ha delle camere veramente, veramente spettacolari con un costo... Poi diciamo la verità, detto fra noi, insomma, poi le camere dell'albergo, quando tu hai il viaggio di nozze oppure vai a visitare dei luoghi, non è che poi sia la cosa fondamentale, o sbaglio, basta un minimo. Oddio, forse, di... forse nel viaggio di nozze la camera di albergo potrebbe... Vabbè, poi se vai in Polinesia, vabbè certo, in Polinesia l'aria condizionata, eccetera. E quindi c'è anche un ritorno di questi luoghi. Diciamo, della coppia. Senti, ma una cosa che mi ha sempre intrigato, questa, ma questi luoghi per esempio americani, un po' on the road, vanno questi Grand Canyon, queste cose? L'isola di Pasqua o sono lontani dalla nostra cultura, nei nostri... non è vero, vanno tantissimo. La California è una destinazione estremamente gettonata e richiesta, con praticamente itinerari che partono da San Francisco, scendono giù per lo Yosemite Park fino ad arrivare a Las Vegas, Grand Canyon, Zion, Bryce. Vanno. Ma voi trattate anche non so, Weekend a Pasquetta Ischio, queste cose qua, oppure insomma all'occasione, diciamo. In periodi neri, insomma, così. Esatto. Ma anche siamo a 360 gradi, la pensione Stella, insomma, diciamo. Ok. Sì, no, mete anche esotiche. C'è chi chiede di fare... Si è sentito? Sì, passiamo il microfono, sì, è chiaro. Passiamo il microfono, perché sì. Adesso continuo io con altre domande, no, altrimenti poi mi staccherei io dalla... Allora, dicevo, mette tipo la caccia grossa, c'è chi chiede di andare a caccia di leoni, il safari come si intendeva tanti anni fa? Molto meno, perché ci sono delle restrizioni anche proprio su questo tipo di attività. Fotografici sì, safari fotografici sono molto molto richiesti, soprattutto nel Botswana, Sudafrica. Vi sarà capitato qualcuno che ha paura dell'aereo? E allora dice, io come faccio a raggiungere una di queste mete? Molte più persone di quello che si pensa. Io sono uno di quelli. Quindi. Allora, in quel caso praticamente se la paura è così forte proprio da non riuscire a Spagna via. Sì, si trovano su mete alternative raggiungibili magari in treno piuttosto che bus, però si cerca di convincerli con grande tranquilla serenità. In assoluto è il mezzo di trasporto più sicuro che c'è, quindi assolutamente sì, bisogna rilassarsi. I costi di un viaggio, voi proponete l'all inclusive, no? Tutto quanto assieme, l'albergo, sì, il viaggio, trasferimenti, guide e quant'altro. No, i costi sono estremamente variabili. Dobbiamo dire che adesso le compagnie aeree hanno una serie di tariffe che partono praticamente da cifre molto molto interessanti. È chiaro che prima ci si anticipa, più possibilità si ha di trovare qualcosa. Sei mesi di prima decido di fare un viaggio, esattamente arrivare praticamente a luglio per agosto non è mai una scelta giusta. E quindi dicevamo i costi, anche per dare il senso di quello che stiamo dicendo, gli sposi che in questo momento ci stanno sentendo vorranno sapere e si staranno chiedendo, sì, ma io quanto pago per andare alla meta? Dove, ma per dire praticamente in 4 stelle, 4 stelle a New York si riesce a stare praticamente con un pacchetto di volo intorno ai 1200 euro mediamente. È chiaro che se ci andiamo ad aggiungere un'estensione mare ai Caraibi cambia un po' per la necessità di voli interni, trasferimenti. E poi dipende molto dal tipo di struttura che uno sceglie. Parliamo di 1200 euro a persona. A persona. Sì, mediamente sì, bisogna considerare questa e allora, un'idea di un costo. L'ultima domanda fatta da Alan e poi andiamo in musica. Attenzione. Andiamo in musica, vai, dopo la musica. Facciamo dopo la domanda. Ok, allora, Daniele, musica, torniamo tra pochissimo.